Carissimi, vorrei fare con voi alcune considerazioni sull'attività svolta durante il 2008 e su quanto ci attende, o è prevedibile che ci attenda nel 2009. Durante quest'anno la ROI si è mossa lungo tre indirizzi: la tutela degli iscritti, della categoria, i servizi offerti agli iscritti e la formazione. Il 2008 è stato un anno intenso, ci siamo mossi a livello regionale sulle tematiche della razionalizzazione della rete ospedaliera, siamo stati in Commissione Sanità e in assessorato più volte e siamo stati sentiti sul piano sanitario regionale, sul piano socioassistenziale, sulla legge 10, sulle linee di indirizzo per gli atti aziendali. Con i nostri quadri aziendali abbiamo partecipato alla contrattazione aziendale decentrata e abbiamo vigilato sull'applicazione del primo biennio del nuovo contratto, che è stato ormai applicato in tutte le ASL. Nell'ambito dei servizi, la ROI continua a mantenere l'attenzione sul progetto di controllo del rischio clinico, col progetto Willis e con la nostra commissione di esperti. Abbiamo anche migliorato il pacchetto assicurativo. Abbiamo inoltre cercato di tenervi informati su quanto si muove nella sanità attraverso l'anestesista, la nostra rivista, e attraverso la ROI Sardegna Notizie, che vi giunge via mail. Troverete fra poco, è già qualcosa è già montato sul sito, i filmati delle lezioni, delle relazioni del congresso di Bosa. Per la formazione abbiamo creato numerose attività insieme col Nazionale, culminate nel congresso regionale di Bosa, che come sempre è stato un momento importante di incontro tra di noi, anche atteso direi, e con le migliori realtà nazionali. Quest'anno siamo stati propositivi e attenti nell'ambito dell'analgesia di parto, del controllo del dolore, delle cure domiciliari sia per la nutrizione artificiale in accordo con la Società Scientifica Nazionale SINPE, sia per la ventilazione non invasiva e non invasiva. Infine abbiamo partecipato al dibattito sul testamento biologico. Per il 2009 cosa ci attende? Ci attende una nuova scommessa sull'apertura dell'associazione verso l'area dell'emergenza. L'attenzione e il controllo su quanto si muove nel pubblico impiego, con la ridefinizione dell'organizzazione dei servizi, dell'orario di servizio, dei riposi, dei congedi e quant'altro. La difesa del servizio sanitario pubblico in un corretto equilibrio con il privato. L'attenzione verso i nuovi contratti col superamento degli atipici e del precariato, su cui siamo sempre stati molto attenti. Inizieremo il 2009 con la scuola quadri che si terrà ad Arborea, scuola quadri che inizia di livello nazionale, che inizierà con l'accordo con Nazionale e poi verrà proseguita a livello regionale. Bene, in chiusura non mi resta che inviarvi gli auguri più cari, anche a nome di tutto il direttivo, dei nostri due vicepresidenti, di Pino e di Cesare, che sono stati molto attenti quest'anno. E soprattutto vorrei portare i ringraziamenti più cari a quanti sono stati vicini a noi durante tutto il 2008 e che ci promettono di esserci vicini per il 2009. I colleghi, gli iscritti, gli specializzandi, i collaboratori scientifici, gli operatori delle aziende sanitarie e degli enti locali, gli operatori delle aziende farmaceutiche e delle aziende dei presidi. Tutto questo pool di persone ci sono stati vicini, abbiamo fatto un'attività importante quest'anno che poi è culminata nel congresso di Bosa, che mi sembra che sia stato un momento importante e molto apprezzato da tutti. I migliori auguri quindi a tutti, alle vostre famiglie e ci vedremo presto i primi di gennaio. Arrivederci.